ragazzi, ciao ragazze! È da tantissimo che mi chiedete di fare questo video e per quest'oggi ho deciso di accontentarvi, soprattutto con quelle di voi che sono più piccole. Naturalmente, come tutti i nostri video, abbiamo voluto renderlo molto divertente. Speriamo che vi piaccia e buona visione! Forza, tutti bravi bambini! Non piangete! Oh, santo cielo! Certo che rilassarsi così è veramente difficile. Tu riesci a dormire? Insomma, non riesco proprio a dormire in questa situazione. Ma tu ce la fai a riposarti? A me sta venendo un mal di testa. Qui c'è gente che piange di continuo e non lo so perché ha portato sti bambini al mare. Infatti, guarda, non li poteva lasciare a casa, magari dal padre. Cioè, qua ci stiamo a rilassare, è un casino. Mi sa che tra poco vado a farmi un bel tuffo in piscina. Hai ragione, dai, vengo anch'io poi. Non è che mi potresti mettere un po' di crema solare? Sto veramente bruciando. Va bene, te la metto, dai. Girati. Proprio rilassante. Oh, grazie. Va bene così, cosa ne dici? Anche un po' più in giù, va? Oh, accidenti. Sì, mi fa male la mano perché, vedi, mi ha morso uno squalo l'altra volta quando sono andato sul surf. Oh, mi dispiace. E adesso mi fa ancora male la mano, mi fa veramente male perché mi ha morso uno squalo. Aveva una bocca grande che non te lo so spiegare. Oh, certo. Io propongo di andarci a fare un bel bagno perché sono veramente stressato. C'è quella là che ha portato i bambini che piangono come non so che cosa tutto il tempo. La mia fidanzata che vuole la crema solare, crema di qua, crema di là, io non ce la faccio più. Ci ho detto che c'ho anche male alla mano perché mi ha morso quello squalo. Io non ce la faccio, E dai, allora, andiamo a farci un bel bagno. Andiamo a farci un bel bagno, ci rilassiamo e almeno non sentiamo tutto sto casino che fanno qua, Infatti, hai ragione. Io adesso mi vado a fare un bel bagno, mi rinfresco che non ne posso più, questi bambini. Lasciamo tutte ste donne qua e andiamo a farci un bel bagno, dai. Adesso mi butto io perché, guarda, annego gli stress nella piscina. Tra l'altro che la mia fidanzata mi ha fatto mettere il suo pareo, che veramente, guarda, non ho parole. Guarda lì come mi tocca andare in giro conciato, non ci sono parole. Adesso mi tuffo e chi se ne frega! Via! Woohoo! Wow! Che bella la vita! Adesso arrivo anch'io, ragazzi, mi tuffo! Sì! E vai! Adesso sì che ci si rilassa! Oh, che bello, non vedevo l'ora! Woohoo! Lontano da quei rumori! Oh! Tranquilli! Oh! Si sta proprio bene, Ma cosa fa lì da solo, Frank? Frank, vieni con noi, qui, dai, vieni qua! Un bel bagnetto era quello che ci voleva. Scusa, Dennis, ma fai la spaccata in acqua? Guarda, ogni tanto mi piace anche fare qualcosa di particolare, un po' di movimenti particolari in acqua, tipo il volo dell'angelo. L'hai mai visto il volo dell'angelo? Uoppa! Oh, mamma mia! Mai vista una cosa del genere in vita mia. Ma hai visto i nostri uomini? Ti sembra giusto che noi siamo qui a sentire queste urla, questi pianti, a badare ai bambini? E loro sono lì a rilassarsi. Secondo me non è affatto giusto. No, Stessi, infatti. Piantano Stessi! Sei un po' brava! Un'idea. Non ce la faccio più. Neanch'io. Io avrei un'idea. Adesso li mandiamo le bambine a fare il bagnetto insieme a loro. C'è solo da ridere. Allora possiamo andare in acqua? Adesso potete andare, forza. Bambine, andate a fare un po' il bagnetto, forza. Andate da papà a fare un bel bagnetto. Papà sarà molto felice di ricevervi. Sì, dai bambini, per favore, non piangete, bambini, dai, basta, per favore.
Io però non ce la faccio veramente più, È una situazione che non riesco più a sopportare. Doveva essere una domenica rilassante, invece è una giornata infernale. Andiamo! Paparino! Oh, cosa sta succedendo? Paparino! Oh, ciao amore mio! Vogliamo fare il bagnetto subito, subito, adesso, adesso! Vogliamo venire a buttarci insieme a te, paparino! Ci buttiamo nell'acqua e si vuoi fare un bel bagnetto! Va bene, dai, buttatevi, dai bambine, dai! Sì! Però, ma guarda che roba che mi tocca vedere. Sono venuto qui per rilassarmi anche qui in piscina adesso sto casino. Ma guarda, guarda, guarda che stati. Affogano il padre, io non lo so, veramente. Che bello fare il bagnetto, mi piace. Oh, aiuto, sono veramente distrutto però. Queste bambine mi hanno veramente fatto perdere il respiro. Forse abbiamo un tantino esagerato. Sarà il caso di andare a dargli una mano, che dici? Sì, infatti, ma poi io ho proprio voglia di un bellissimo bagno, almeno noi ci rilassiamo a differenza di loro. Andiamo. Belen, tu vuoi venire a fare il bagno insieme a noi? Io non me la sento, guarda. Ho un gran mal di testa, c'è vento e la sabbia mi si appiccica alla pelle perché ho messo la crema solare. È una giornata da dimenticare. Da dimenticare, preferisco non venire. Andate pure voi, poi io, se ci ripenso, arrivo. D'accordo. E te immagino che non potrai venire. Mi dispiace, purtroppo non posso proprio muovermi da qua. E divertitevi. D'accordo. Oh, scappiamo prima possibile. Ma santo cielo, oh, ma cosa succede lì? Oh, tesoro! Guarda, mamma! Oddio, io non ci entro in quest'acqua se succede una cosa simile. Oh mamma. Scusami, tesoro, ma perché mi hai mandato le bambine qui in piscina che sono da solo? Mi hanno affogato tutto il tempo. Te lo dico io. Ma io non capisco, ma... Adesso te la faccio vedere io. Aiuto! Mamma, mamma! Oh mamma mia, perdo il reggipetto. Io non lo so, sento in acqua. Bambine. Entra anch'io. Uppa. Ehi ragazzi, non venite più voi. Guarda, non ci penso nemmeno, c'è un casino dentro quella piscina. Uppa. Allora se non venite vi bagniamo tutti. Tutta l'acqua, basta. Prendetevi questo. Sì, però io non ci vengo più con loro in piscina. Dai, è un tormento, dai. Comunque, amore mio, devo dirtelo. Sei più bella del primo giorno che ti ho incontrato. E ti amo sempre di più. Oh, ma come sei romantico, amore mio. Ma in realtà era andata sua sorella, ma te ne certo, rendi conto? Certo, ma io infatti l'avevo capito subito che non ci si poteva fidare di quella lì, guarda. No, guarda, ma poi è antipatica come non so che sì, cosa. Cioè, l'altra volta andarci da sola. Sì, guarda, una roba spaventosa. Non ci credo ancora io. E poi con la vattina che... Oh, scusatemi raga, scusatemi purtroppo. Ho un po' come di... Come ti permetti? Sono venuta qui per rilassarmi, non ci credo. È tutto lo stress che ho accumulato con queste bambine. Non ci credo. Perdonami amore. No, ma è una vergogna però, a me non piace che tu ti comporti così in pubblico. Adesso oh, me ne mi vado, dispiace, me ne vado. Mi dispiace, dai. Continua a cadere il reggipetto. Ma cosa vuoi che sia? Ma cosa vuoi che sia? Non è niente, dai. Su, non ti arrabbiare, quante storie per una puzzetta. Guarda, io mi sto vergognando, non, guarda veramente, non ti riconosco più. Tu non sei l'uomo che ho sposato, che fai queste cose. Cioè, io veramente non ho parole. Non ci credo. Vabbè raga, sono ma ci si scandalizza qui così? Qui per la stanza.
ci si scandalizza così per una puzzetta? Ma sono donna e non capiscono niente, cosa vuoi che sia? Dai, se la prendono per queste cose. Ma infatti, dai. Non riesci a capire che mi hai messo veramente in imbarazzo. In imbarazzo. Beh, è veramente una vergogna quello che hai fatto. Infatti si sentiva da lì a me. Ma te ne rendi conto? È proprio una vergogna. Cioè, davanti a tutti, tra l'altro. Eh vabbè, dai, anche tu adesso ti ci metti a dire che è uno schifo. Ma siamo uomini, se non le facciamo noi ste cose. No, hai ragione. Dai. Guarda, ti chiedo scusa io per lui. Sono uomini, sono fatti così, cosa ci vuoi fare? Oh, ma guarda, non importa. Oh, grazie. Però, poi la prossima volta che ci vediamo spero che non succeda la stessa cosa, perché io veramente sono ancora sconcertata. Oh, guarda, ti assicuro, la prossima volta veniamo solo tra donne e gli uomini li lasciamo a casa. Ok, con le bambine. Sapete che cosa vi dico? Che siete tutti una banda di maleducati. Te con sti bambini mi fate venire un mal di testa che non finiva più. Ti chiedo scusa, ma io che colpa ne ho? Abbi pazienza. Allora, se sai che così non ci vieni al mare. Abbi pazienza. Sapete che cosa vi dico? Addio, se io me ne vado. Senza salutare, senza niente, ma non ma ti vergogni? Io veramente non ho parole, guarda, ho capito, sì, se è successa ma qualcosa. Ma chi se ne frega, cosa ve ne frega, mamma mia. E ci rimango proprio male, comunque. Oh, ma sapete una cosa? Me ne vado anche io. Vi dico proprio che me ne vado anche io perché mi sono stufato. Una giornata infernale. Ascolta un po', prenditi te la tua crema solare, andiamo a casa perché sì, io non ce la faccio più. Hai proprio basta. Ragione per se la vuoi prima stare volta. Qui, ti lascio qua, fai cosa vuoi e no, me ne vado. No, io me ne vado. Ecco, adesso. Andiamocene. No, adesso anch'io, adesso me ne vado, non ce la faccio più con questi bambini, bambine e puzzette in piscina, guarda. Me ne vado anche io perché ho ingoiato tanto di quell'acqua oggi in piscina che mi sento un po' strano, mi sta venendo un mal di testa. Oh, guarda, ho bevuto troppa acqua, mi hanno saltato sopra le bambine, non ce la faccio guarda, più. Non la capisco. Dai, tutto andiamo costume tutti. Che mi sta scendendo poi, ma comprati un altro costume, abbi pazienza, ti scende, dai, su. Dai, andiamo. Sì, guarda, scusa, sai Ashley, ma noi non ce la facciamo più, abbiamo mal di testa. Una giornata rilassante bambini. È diventata un incubo, ma dai, su. Ma a casa? Ciao. Vabbè, dai, ciao, andiamocene. Papà, e noi che cosa facciamo qui? Amori miei, venite a casa con noi, no? Col papparino, andiamo col papparino. Tutti a casa! No, dai, non ce la faccio più così, però. E siamo arrivati alla fine di questo video divertentissimo. Speriamo che vi sia piaciuto e come sempre iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e attivate la campanellina se non volete perdervi nessun altro video. Ciao!